E soprattutto ragazzi, parlando di questo nuovo episodio di Lines and Crash Bunny, qua stavo controllando se sono a posto il volume di gioco. Dai che prenderemo gli ultimi 5 reliquie e poi credo che si passa proprio alle ultime reliquie. Credo che potrò anche la puntata dedicata alla future Frenzy per il livello del DLC. Tanto sto controllo continua a darmi problemi, non so perché. E ti pareva, vaffanculo. Vuoi vedere che mo perdo l'invincibilità? Prendiamo qua. Dai. Poi ho finito la let's play di The Lines and Crash Bandicoot 3 Warped. Inizierò finalmente la serie Let's Play di GTA Chinatown Wars, che ahimè non credo che ad alcuni dei miei iscritti piacerà guardare la serie Let's Play di GTA Chinatown Wars, ma spero che a qualcuno piacerà. Che penso che ho notato su YouTube che quasi nessuno youtuber italiano ha fatto la serie Let's Play di GTA Chinatown Wars. Quindi credo che ci potrebbe pure stare. E comunque ho scelto la versione per Nintendo DS. Sì, in questo modo. Che avevo avuto problemi per un culallo su PSP. Che dai, speriamo che sia la. Niente. Cioè pure in questo livello. Mannaggia. Se ottenevo l'invincibilità potevo anche avere qualche possibilità di ottenere il cristallo d'oro. Devo dire la reliquia d'oro. E se però non so se ne. Nei nuovi Crash non so proprio se faranno mai la cioè tipo la Toys for Bob farà mai proprio di seguito di It's About Time. Non lo so, ma forse potrebbe pure darsi. Che faranno il seguito di Z e ti pareva. Devo riavviare il livello. Che il coglione del poliziotto mi ha sbarrato il passo. Stiamo bene. Plattout le mentre streamo platino. Non so, ultimamente sta laggando parecchio, sta rallentando parecchio, non so se magari i prossimi aggiornamenti di Melon DS. A proposito, stavo pensando anche alla quinta generazione. Non so se portarla in live o portarla direttamente come se let's play, perché ho scaricato la ROM di Pokémon Bianco e l'ho provato un po'.
Quindi ho scoperto che Oshavot dove è lo starter d'acqua, quello là di quinta generazione. Pensavo che di. Allora pensavo che Chespin era di quinta generazione. Invece è di sesta generazione, quindi. Lo starter di Pokémon XY, oppure di come dice il buon Crew 89, Pokémon X e Pokémon Y, yeah! Ok. Ho fatto la cagata, mentre parlo faccio la cagata. Oh, nonostante ho fatto la cagata, però l'ho tenuta lo stesso la reliquia d'oro, dai, meno male. Mamma mia, cioè ogni volta che ottengo qualche reliquia d'oro mi tolgo proprio qualche sassolino della scarpa. E ok, no, orange asfalto l'abbiamo fatto, Flaming Passion, mamma mia. Un altro livello stile Aladdin. Ma tra l'altro se Coco viene tagliato in due con la spada, chissà, viene denudata. Si vedranno le mezze tette, si veda qualche mezza tetta, no? Anche se è detta Coco ha più che melloni alle ciliegine, perché Stanno ai melloni e Coco alle ciliegine. Proprio come spiegato nella Insan della serie. Mamma mia, comunque non vedo l'ora di continuare la serie eloquente della Insan Trilogy. Affinché poi le persone, alcuni dei miei iscritti non mi danno pace, quando continuerai so. Quando inizierà il Sonic the Hedgehog 2 con Loquendo? Quando inizierà? Mi fosse meglio che finisco al più presto possibile. Anzi, al più presto possibile sia la serie Loquendo di GTA Vice City che quella della Insane Trilogy Crash Bandicoot 2 e finalmente inizierò. E sono caduto finalmente. Finalmente inizierò quella là di la serie Loquendo di Sonic. Non vi preoccupate perché stavo già pensando portarla come serie Let's Play natalizia Sonic di gioco 2. Tanto qua ho perso già qualche acquago. E qua mentre parlo faccio cagate le cagate. Vieni. Riavviamo, porca troia. Madonna. Dai. Cioè sto per avere il doppio acquago, invece no.
Dio, meno male. Dai, speriamo che non ha reliquia d'oro, dai. Niente. E anche in questo livello devo cercare di prendere la reliquia d'oro in off camera, porca troia. Vabbè, ok. Ennesimo livello in elicottero. E poi ce ne sono solo due. Ok, quindi devo battere un po' a mani in poco tempo. Sto sperando di trovare. Sempre se non mi faccio fregare da sti tizi. E sempre se il mio controllo no. Non ti sfanculo. Ok. Ultimamente il mio controller si sta proprio sfanculando un po' spesso, eh. Non va proprio bene. Riuscirò mai a comprare un controller della PlayStation 4 che non si sfanculi mai? Pensavo che però i controller della generazione passata erano i migliori. Quella, i controller della. Parlo dei controller della PlayStation 1. Meno male. Ok, dai. Niente. Ennesimo una lingua di Zaffiro. Ma porca troia. Una che vuole platinare Crash Bandicoot 3 World, cioè deve per forza ottenere almeno 30 reliquie d'oro, eh. Ultimo, vabbè, ultimo livello della quinta warp room e qua e ci siamo qui. Secondo me è l'ultimo, probabilmente l'ultimo episodio per la reliquia. Andiamo nel nostro mail. Questi sono proprio coccodilli rompiballe. Continua a sminchiarsi il controller, eh. Continua a sfancularsi. Che ogni tre quarti d'ora, ogni secondo. Atto, ancora devo prendere la gemma blu, eh. Dai, sprecciamo più veloce della luce. Più veloci che possiamo. Dai. Meno male che non sono caduto. E qua se cadevo. Erano proprio minuti di gameplay sprecati. Ok.
Oh, dai. Meno male che anche in questo livello ho preso la reliquia d'oro. E vabbè, dai. A parte la reliquia che ho fatto, vabbè, anche se sono, non sono ancora finito da qui perché sono reliquie anche in altri livelli. Ragazzi, termina qui anche questo episodio nella Insanity GG Crash Bandicoot. Mi da posso poi vabbè, quasi è sbloccato. Mi vedete al prossimo episodio, faremo livello 26 Skycrazed Crazed. Beh, poi qua sbloccheremo la parte della gemma, gemma gialla. Qua livello 28, area 50. Ah, qua un altro livello in cui si ottiene la reliquia. Abbiamo sbloccato tutto più o meno, no? Ok, dai, da un suo come insieme a tutti e ci becchiamo alla prossima.